Innanzitutto un caro saluto a tutti voi ragazzi, a coloro che vi accompagnano, anche al signor Sindaco e all'Associazione per le Tradizioni Popolari. È un momento suggestivo, commovente e anche ricco di fede, quello che stiamo vivendo in quest'area presepistica, quest'anno deserta. Ma non per questo il nostro animo è scoraggiato o demotivato. Anzi, il segno di questa luce che arde in questa grotta è il segno per noi cristiani, per noi che abbiamo un po' di fede, è il segno di Cristo. Del Cristo che viene a visitare questa realtà, questo territorio. Fagiano è gemellata con Betlemme. Da Betlemme è partita la luce, idealmente a Betlemme è tornata. E di questa felice coincidenza noi siamo contenti e gioiamo di quella gioia che solo la presenza di Cristo può dare. Si sente dappertutto dire che è un Natale brutto, diverso, buio. Ma noi cristiani non lo viviamo così. Certo, un po' di amarezza c'è, perché soprattutto nel giorno più santo e più bello non possiamo condividere la tavola con le persone che amiamo. Ma non per questo dobbiamo essere, come dire, spenti nella gioia e nella celebrazione del Natale. Anzi, più che mai dobbiamo guardare il Cristo che nasce come il Dio, come l'Emanuele, il Dio con noi, il Dio che condivide la nostra vita. Non siamo abbandonati a noi stessi. Non siamo delle zattere in mezzo al mare aperto, no. Perché il Signore, la grazia del Signore, lo Spirito del Signore è con noi. C'è un'affermazione di San Paolo. La luce di Cristo rifulga nei nostri cuori. Ed è l'auspicio, l'augurio che faccio non solo a voi qui presenti, poi l'arcivescovo stasera durante la sua visita in parrocchia lo dirà in maniera più aperta e più esplicita, l'augurio è che la luce di Cristo, la grazia di Cristo, la bellezza di Cristo possa rifulgere sui vostri volti, ma soprattutto nei vostri cuori. Perché adesso, più che mai, siamo chiamati a essere testimoni. Testimoni della bellezza del suo nome, testimoni dell'amore di Cristo, testimoni della luce di Cristo. Dove c'è la luce, c'è amicizia in fin dei conti, c'è protezione, c'è calore, c'è anche quell'effetto di intimità. Ebbene, se Cristo rifulge con la sua luce nei nostri cuori, allora noi non dobbiamo avere paura del peccato, delle tenebre del mondo, di tutto ciò che è negativo. No, anzi, con la nostra fede, col nostro comportamento, col nostro stile di vita, dobbiamo sconfiggere le tenebre. Vedete, le lampade che voi avete in mano, anche questa lampada che è posta qui, al centro della grotta, ha proprio questo significato, questa simbologia, rischiarare, disperdere le tenebre. Disperdendo le tenebre si disperdono anche i legami con il peccato. Vedete allora, non è un Natale brutto, è un Natale in cui maggiormente siamo chiamati ad andare all'essenza del Natale. Cioè ad andare a Cristo. Stamattina il Papa
All'Angelus ha fatto un'affermazione meravigliosa. Il consumismo ha sequestrato il Natale, lo spirito del Natale. Ed è vero. Se oggi si piange, non è perché, come dire, si è persa la fede o perché c'è una proibizione dal punto di vista religioso, ma perché non si può spendere e espandere come si vuole. Perché si è tolto Cristo dal Natale. E se si toglie Cristo dal Natale, il Natale diventa soltanto una celebrazione vuota. Perde significato. E invece noi siamo chiamati ad approfondire quel significato, a essere proprio delle lampade viventi. Ecco, questo è quanto volevo condividere con voi. Ringrazio per questo gesto di squisita fede nell'aver portato la luce di Betlemme nel nostro paese, tra non molto anche in parrocchia, e sia questa luce una luce di consolazione, sia una carezza del Signore al nostro territorio. Grazie. Saluto e ringrazio gli scout per aver dato la possibilità alla nostra comunità di ricevere la luce di Betlemme. Come sapete, Faggiano è gemellata con Betlemme, quindi quale miglior risultato è quello che stiamo ottenendo come comunità. Naturalmente non potevamo non partire dalla grotta della Natività, dove nasce il bambinello. Pertanto ringrazio anche l'Associazione per le Tradizioni Popolari, che si è messa a disposizione per accogliere la luce di Betlemme. Guardate, vedere questo luogo così vuoto mi rattrista veramente l'anima, perché il presepe vivente di Faggiano oramai è diventato un luogo di fede. Non è solo turismo, ma è un qualcosa veramente che tocca il cuore di noi cristiani. Quindi, come dire, la luce di Betlemme che sia pace, ma soprattutto dia speranza affinché questo periodo possa passare quanto prima. Almeno ritornare nella normalità che eravamo abituati. Quindi l'auspicio è che la nascita del bambinello e il nuovo anno possa portare qualcosa di buono. Grazie ancora agli scout, grazie all'Associazione per le Azioni Popolari, e vi auguro una buona continuazione di serata. Buonasera a tutti, io porto i saluti a ciascuno di voi da parte di Angelo, il presidente dell'Associazione per le Tradizioni Popolari. Io in qualità di vicepresidente sono davvero emozionata, perché comunque è un evento questo straordinario per noi. E poi vedere tanti ragazzi che quest'anno ci hanno allietato in questa giornata magnifica, perché comunque è una giornata che sicuramente sarà l'inizio di una lunga serie. E sono davvero contenta e vi ringrazio di cuore. Quest'anno per noi è un anno un po' buio, perché almeno, come diceva Don Alessandro, all'inizio ci è sembrato un anno buio, un anno di buio, in effetti, perché comunque non potevamo vivere questo posto che per 27 anni ci ha ospitato, questo posto, realizzando ogni anno con grandi sacrifici la Natività. E quindi grazie anche agli scout, all'Associazione degli Scout, quest'anno stiamo vivendo, seppur diciamo in maniera molto piccola, diciamo, questa manifestazione. Ringrazio il comune in qualità di Tonino, il sindaco, gli scout, il presidente, non so se lui è il presidente, Maria Grazia, che in primis ha voluto questo incontro tra l'associazione degli scout e la nostra associazione.
Ringrazio tutti quanti e una buona serata e una buona continuazione. Buonasera, noi siamo dei semplici capigruppo, al momento alla guida del gruppo, non presidenti comunque. Noi ringraziamo tantissimo la disponibilità del Comune e dell'Associazione che ci ha permesso di condividere questa fiamma di Betlemme che noi ogni anno prendiamo e portiamo anche nel nostro paese. Già dall'anno scorso la stiamo condividendo con voi, quindi è un grazie veramente con tutto il cuore, perché ci date l'opportunità anche di farci conoscere come associazione. Quindi siamo felici di distribuirla oggi nel vostro paese. Ora vi... Di lanterna in lanterna. Questo abbiamo voluto dare come motto quest'anno all'iniziativa della distribuzione della luce della pace da Betlemme. La storia di questa fiammella risale negli anni Ottanta, quando in ragione di una iniziativa di beneficenza la radiotelevisione austriaca organizzò questo viaggio a Betlemme in segno di ringraziamento. Poi gli scout austriaci hanno fatto il resto, perché con l'ausilio degli scout questo segno di pace venne distribuito inizialmente in tutta la nazione, quindi in tutta l'Austria, e successivamente fu condiviso con tanti altri scout in Europa. Oggi la fiammella, attraverso questa staffetta che parte ogni anno da Betlemme e sia via aereo sia via treno raggiunge tutti gli stati d'Europa, questa luce, questa staffetta è riuscita addirittura ad arrivare negli Stati Uniti, in Groenlandia, nelle Americhe. E oggi decidiamo di portarla qui, in un luogo simbolo dei nostri territori, perché il gruppo Pulsano 1 insiste nella città di Pulsano, ma si rivolge a tutti i territori limitrofi. E quindi adesso, chiudendo questo nostro primo momento, porteremo la fiammella in alcuni punti della città prestabiliti, quasi a voler simboleggiare che il presepe che fino all'anno scorso si è svolto, presepe vivente in questo luogo, diventa invece l'intera città, un paese che diventa presepe. Al di là del simbolo di pace che ha motivato gli scout fin dagli anni Ottanta a portare la fiamma in tutti i paesi d'Europa, quest'anno questa fiamma diventa simbolo di speranza. Grazie. Verso il paese, tutti gli altri con le lanterne seguiranno e prenderanno diverse strade per poter portare questa lanterna in alcuni punti della città che vi verranno detti adesso. E in quel punto troverete un personaggio che simboleggia un po' il mestiere, come nel presepe, no? Ci sono i pastori, ma ci sono anche personaggi che si dedicano alle attività quotidiane della città. E quindi consegnerete questa luce a loro. Loro la custodiranno
a loro volta la custodiranno per tutti questi giorni di Natale. E la gente di Faggiano, ma anche la gente di Pulsano, la gente di Leporano, possono raggiungere questi luoghi e attingere a loro volta la fiammella, che sia davvero segno di unione e di speranza per tutti. Ok, allora possiamo muoverci. Arriviamo alla postazione da dove siamo partiti qui nel presente e poi di lì partiremo e vi diremo dove puoi incontrarci al termine di questa consegna.
Allora, cari amici che ci seguite, buona serata. L'appuntamento è alle 18:30 con la Santa Messa. Seguiteci in diretta.